Divi, buon pomeriggio dalla comunale di Villa San Filippo. Si gioca alla fine in notturna questa undicesima giornata del campionato di eccellenza Marche tra Montefano e Maceratese. Dalla voce di Andrea Angeletti, con al mio fianco come di consueto Enrico Maria Scattolini, vi diamo il benvenuto a questo match di fondamentale importanza per la Maceratese di mister Dino Pagliari, per dare continuità ai risultati, dare continuità alle vittorie, alla classifica che al termine di questa giornata, in caso di risultato positivo, potrebbe davvero riproiettare la Maceratese nel gota di questo campionato di eccellenza. Ma attenzione dall'altra parte al Montefano di mister Nico Mariani, che avrà oggi chiaramente motivazioni supplementari, ovviamente per il fatto di affrontare la Maceratese, ma anche per una classifica che ad oggi vede la formazione di casa con un punto in più in classifica rispetto ai biancorossi. Intanto è iniziato il match. Per la settimana si parlava di Recanati, attenzione! Pallone dentro, Gagliardini, miracolo al quarto minuto. Grandissima azione sulla sinistra del Montefano, con il traversone al centro di Giovanni De Luca e paratona. Paratona di Gagliardini. Tanto occhio al pallone dentro. La girata, deviazione decisiva di un difendente del Montefano. Tanto Tortelli cerca l'imbucata per Di Ruocco. Di Ruocco in area. Di Ruocco cerca la conclusione. Troppo debole sul primo palo. Maceratese che però batte uno squillo al minuto numero 28. Intanto buon lavoro qui del Montefano, occhio alla conclusione, Gagliardini ancora decisivo, occhio al calcio d'angolo battuto corto di Matteo, cerca spazio, riesce ad andare al cross, pallone che però viene messo fuori dall'area di rigore, insiste il Montefano, altro cross sul palo profondo, colpo di testa che va a sfiorare la traversa da parte di Pietri. Altra occasione per il Montefano, stavolta era stato Pietri che era rimasto in attacco. Si chiude qui il primo tempo, si va a riposo sullo 0-0. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui a Villa San Filippo, Monte San Giusto. Si riparte dunque dallo 0-0 tra Montefano e Maceratese, maturato nel corso dei primi 45 minuti. Non ci sono state variazioni nelle formazioni, almeno questa l'indicazione. Maceratese che perde il pallone, allora occhio ad Emanuele De Luca sulla corsia di destra, il dribbling è riuscito, poi il pallone per Di Matteo, la conclusione e la risposta ancora di Gagliardini. Martedì va a scambiare sulla verticale con Nando D'Ercole, viene verso il centro D'Ercole, poi cerca Cirulli, gran controllo di Cirulli, la conclusione, il pallone fuori di pochissimo al 72esimo, forse l'occasione più ghiotta della Maceratese. Stefano è sempre pericoloso quando attacca, soprattutto la sinistra. Qui intanto gran sinistro di Sindic dalla lontana, dalla distanza. Perri e Minnozzi, i due Matteo sul pallone, ma sarà chiaramente il numero 10 ad andare. Parte Minnozzi, David non si fa sorprendere, poi Strano la rimette a centro area sul palo lontano, però dove non ci sono compagni di squadra biancorossi. L'ultimo tocco è di Nando D'Ercole. Qui D'Ercole cerca uno spazio con il suo sinistro, D'Ercole che se ne va, la mette dentro, non tocca nessuno, ancora la Maceratese, il pallone respinto al centro dell'area piccola, occasionissima per i biancorossi, doppia occasione, mancata la deviazione decisiva sotto porta. Ancora D'Ercole, punta stavolta verso il centro, D'Ercole che se ne va, D'Ercole che va via, finisce a terra, probabilmente toccato, forse no, non lo sappiamo, lascia correre il direttore di gara. Ancora D'Ercole però a seminare il panico nella difesa del Montefano. Non c'è più spazio, non c'è più tempo per ulteriori giocate, finisce 0-0 questo derby tra Montefano e Maceratese, un punto per parte.
Non ci resta che ringraziare Enrico Maria Scattolini per il solito consueto apporto al mio fianco, per la parte tecnica anche studio foto video Mirko Isidori, da parte di Andrea Angeletti è davvero tutto qui da Villa San Filippo. Ribadiamo il risultato finale di questa 11ª giornata: 0-0 tra Montefano e Maceratese. E anche da parte mia saluti mister Dino Pagliari. Continua il momento positivo della Maceratese, sia sul campo con la prestazione comunque gagliarda dei tuoi ragazzi, anche come risultato, perché non è semplice venire a vincere qui contro questo Montefano, anche se si giocava tra virgolette in un campo neutro. No, è una buona partita, un buon pareggio, nel senso che credo che sia il pareggio giusto. Ce la siamo giocata noi, se la sono giocata loro, una buona squadra, ben messa in campo, come ho detto al suo mister, quindi abbiamo fatto delle buone cose. Magari il secondo tempo abbiamo fatto un po' di più e forse potevamo anche raccogliere qualcosina, però va bene così. Nel complesso, anche nel finale, la squadra non è sembrata risentire anche la partita di Coppa, quindi questo penso ti faccia piacere vedere come i ragazzi hanno corso e lottato fino all'ultimo secondo anche oggi. Magari poteva accusare un po' un calo dopo una battaglia come quella di mercoledì, così non è stato, almeno a mio avviso. Sì, no, sono d'accordo, ma è un fatto di energia, ma poi è un fatto anche della natura del gruppo. Questo qui è un gruppo che ha grande generosità, grande voglia, grande dispendio di energie, e questo gli va fatto sempre i complimenti. A me piace molto allenarli, quindi hanno fatto veramente anche oggi una grande prestazione. Domenica arriva il Castelfidardo, sarà una partita completamente diversa. Cosa ti aspetti, mister, da questa settimana dove bisogna recuperare un po' di forze e poi prepararsi? Faremo quello che abbiamo fatto sempre, come mai, ripeto, noiosamente. Ci alleneremo, cercheremo di capire quali sono i punti deboli del Castelfidardo e poi li puntiamo per cercare di batterli. Mister Mariani, prestazione direi molto positiva della tua squadra, ve la siete giocata a viso aperto alla grandissima contro una squadra certamente quotata come questa Maceratese, è mancato paradossalmente solo il gol grazie anche a un grande Gagliardini dall'altra parte che ha sventato almeno un paio di occasionissime. Sì, guarda, niente da recriminare, ripeto, tra diverse difficoltà, però perché io non piango mai nell'assenza, perché piangere in assenza vorrebbe di non dar peso all'importanza di una rosa. Oggi la rosa ha dimostrato che tutti possono giocare, tutti sono importanti in questo gruppo. Io dico sempre che noi dobbiamo ragionare sul noi, e quindi faccio un plauso a tutta la squadra e sicuramente, ripeto, probabilmente i punti avremmo meritato di vincere noi per le occasioni create. E poi ripeto, Fede Gaia è un amico, quindi posso fare solo i complimenti perché ha fatto una prestazione importante, come l'ha fatta Simone Davide da noi quando è stato quando ha avuto l'occasione di mettersi in luce. La squadra, la tua, che è parsa davvero molto organizzata sul campo, sia sul piano offensivo che difensivo. Si vedono i movimenti, si vedono le diagonali, si vede davvero un bel calcio a Montefano, e questo sicuramente va merito a te, va merito anche però ai tuoi ragazzi, come hai sottolineato tu, perché tutti si sono fatti trovare pronti. Anche oggi chi è entrato ha fatto molto bene e questo non può che renderti ovviamente orgoglioso, ma non bisogna chiaramente fermarsi qui, perché il campionato è ancora lungo, siamo a un terzo del percorso. Guarda, io sono più dispiaciuto per chi non è entrato, perché chi non è entrato avrebbe meritato, perché sono tutti ragazzi importantissimi. Anche questa settimana ho avuto dei problemi con altri giocatori, hanno giocato qualcuno che si è allenati meno, c'è qualcuno che si è allenato tanto e meritava qualcosa in più, e questo a me dispiace. Però ho detto sempre che la stagione è lunga, bisogna avere pazienza, bisogna continuare a lavorare. Ti ringrazio per i complimenti, ma i complimenti io li rigiro alla squadra, perché sono loro che mi sopportano e mi supportano tutta la settimana con lo staff per cercare di preparare al meglio partite così e farle con questa qualità, quantità, intensità e voglia comunque di vincerle sempre, perché il nostro obiettivo è sempre vincere tutte le partite, a prescindere contro chi giochiamo. Siamo con il direttore Peppe Sfredda. Dicevamo con mister Pagliari, un trend positivo, quello della Maceratese, che continua sia nei risultati ma anche nella prestazione, perché come sottolineavamo prima, la squadra adesso c'è, la squadra gioca, la squadra è sempre viva come mercoledì sera, pronta fino all'ultimo istante per vincerle le partite, e questo anche come società chiaramente è qualcosa che va sottolineato, credo. Sì,
aggiungomi alle parole che ha detto il mister Pagliari, abbiamo un'identità, stiamo migliorando partita in partita e crediamo sempre fino alla fine per cercare di portare il risultato pieno a casa. Delle volte ci è riuscito, negli ultimi periodi è riuscito, oggi non ci è riuscito, ma avevamo una squadra importante davanti, una squadra tosta che è il Montefano, che è già 2 anni che sta facendo bene, è messa bene in campo, una società seria, fanno le cose a modo, dunque noi siamo soddisfatti di questo percorso che abbiamo intrapreso. Il mercato si avvicina, chiaramente la domanda devo portarla a questo punto. Pensate ovviamente di intervenire magari per andare, se non a migliorare, quantomeno a rinforzare numericamente qualche reparto? Sì, sicuramente ha detto la parola giusta, andremo a rinforzare qualche ruolo perché siamo corti. Avendo anche la Coppa, batti il 29 ci avremo il ritorno, anche con l'impegno di Coppa ci porta via energie. Adesso è un momento dove è andato via Napolano, è andato via Moschetta, c'è stato qualche infortunio come ce l'hanno tutti, siamo un po' corti. Adesso col mister stiamo valutando un attimino, vedere il profilo giusto, ma già abbiamo le idee abbastanza chiare su dove andare a toccare. Ma il discorso è che non prenderemo giusto per prendere, ma prenderemo gente che verrà a darci una mano. Qui con Eneo Pietro, ciao Eni, benvenuto, un giocatore difensore del Montefano, l'anno scorso in prima categoria ha vinto il campionato con il Castelferretti, poi ha saltato direttamente in eccellenza non giocando la promozione, oggi la prima da titolare, quali sono le tue sensazioni? Sono molto contento e oggi, come ha detto Giacomo Florio, è la prima partita da titolare e visto che sono arrivato con un infortunio che mi ha portato 2 mesi fuori, e sono entrato l'ultima partita giocando mezz'ora e questa mi ha fatto giocare titolare giocando a 3-5-2 e l'obiettivo del mister era non prendere gol e ci siamo riusciti anche con, se c'era tanta difficoltà. Obiettivo non prendere gol, dovuto anche al fatto che avete cambiato modulo, siete passati a 3 in difesa con te centrale, diciamo che ha ripagato la scelta del mister, oggi 0 gol con una Maceratese che aveva sempre segnato da quando era arrivato il nuovo mister Pagliari. Sì, il mister durante la settimana ha preparato la partita benissimo e giocando appunto a 3-5-2 anche per diversi infortuni, e però ecco, l'obiettivo era non prendere gol e cercare magari anche di fare gol, visto che noi quando veniamo a giocare le partite in casa, anche se oggi non era lo stadio nostro, cerchiamo sempre i 3 punti. L'assist me l'hai fatto te, gol che non è arrivato nei 90 minuti, cosa è mancato? Forse qualcosina lì davanti, pensare che le uniche occasioni le hai avute te, su un colpo di testa dal limite dell'aria e Sindic da 35 metri. Sì, questa settimana in realtà ho segnato tutti gli allenamenti di testa, quindi anche prima nello spogliatoio ho detto oggi sono sicuro di segnare. Purtroppo mi è arrivata solo quell'occasione di testa, che la palla è sfiorata di poco sopra la traversa. Sarà per la prossima volta e Sindic pure ha fatto un ottimo tiro. Gliel'avevo chiesto 5 minuti prima di calciare, visto che c'è uno dei giocatori più forti della categoria, e però peccato. Ora testa la prossima, che ci aspetta una partita importantissima e andremo lì sicuramente per vincere. Domanda secca che rivolgiamo anche a mister Mariani, la prossima giochi? Le scelte sono del mister, io quando vengo chiamato in causa darò sempre il massimo come ho sempre fatto. Per me era un sogno giocare in eccellenza 2 anni fa, adesso che sono qui voglio cercare di arrivare più in alto possibile. Ah, speriamo che allora la prossima sarà titolare così come il continuo del campionato. Io ti faccio un grosso in bocca al lupo amico mio e complimenti per la partita di oggi. Grazie mille, grazie a tutti.